Iniziamo da questa giornata, insomma, San Geminiano, sei qui insieme ai tifosi. Sì, auguri a tutti innanzitutto e speriamo che passino molti di qua come adesso, perché è una bella festa e fa piacere vedere il contatto tifosi squadra. Ecco, parlavamo di tifosi, insomma, abbiamo sentito anche qualcuno dire Romeo titolare, com'è il rapporto appunto con i tifosi di Montelmone? Ma molto bello, loro credono tanto in me e li ringrazio per questo, sono contento, speriamo di pagare la fiducia, diciamo. Torniamo al calcio giocato, il Monero raduce dal KO di tennis, è entrato nel secondo tempo, secondo te cosa è mancato per portare a casa un risultato positivo? È stata una partita complicata perché comunque loro sono una buona squadra, magari abbiamo dei momenti un po' di blackout che dobbiamo togliere, ma secondo me possiamo giocarcela con tutti comunque. Venerdì arriva il Cagliari, tra l'altro dell'ex Paolo Azzi, ritroverete un vostro ex compagno. Che partita ti aspetti e che Modena servirà per tornare a fare punti? È una partita difficile assolutamente perché loro sono forti, hanno una squadra forte e dovremo giocarcela con i denti per portare a casa dei punti che ci servono. Ti farà effetto un po' ritrovare Paolo Azzi con cui hai condiviso insomma un anno e mezzo? Un po' sì, perché sono curioso di vedere come sarà l'avversario. Speriamo il peggio possibile. E lo saluto comunque, assolutamente. Nelle ultime due partite sei subentrato a gara in corso, ora ti candidi per una maglia titolare? Ma io lo spero sempre, poi le scelte le fa il mister e le accettiamo tutte, quindi speriamo e vedremo, diciamo. L'ultima volta che ci siamo visti il tuo futuro era in bilico, diciamo così, oggi possiamo dire che insomma rimarrai a Modena e affronterai questa seconda parte di stagione a Modena. Sì, sono contento anche di questo e spero di trovare questa continuità dell'ultimo mese, diciamo, e sarebbe la soluzione perfetta per me. Grazie. Eccoci con Luca Magnino, intanto ti chiedo insomma l'affetto di questi bellissimi tifosi. No, è incredibile, mi ha detto che c'era tanta gente ma non mi aspettavo una cosa del genere. Oggi, fin da stamattina, ho visto tantissima gente in giro in città, è una festa bellissima e sono molto contento di essere qui. Tornando al calcio giocato, il Modena deve riscattare assolutamente la sconfitta di Terni. Come vi state preparando in vista della prossima partita? Sì, c'è tanta voglia di giocare subito dopo una partita che abbiamo lasciato andare dopo 30 minuti regalati a Terni, e quindi abbiamo grande voglia di riscattarci, abbiamo bisogno di punti e non vediamo l'ora di scendere in campo venerdì. Che partita ti aspetti contro il Cagliari? Troviamo una squadra in salute che sta facendo benissimo le ultime partite, ma giochiamo in casa, arriviamo da una vittoria in casa, dobbiamo continuare su questa strada e sarà una partita tosta di grande battaglia. Ti candidi anche tu per un posto dal primo minuto, sei entrato a gara in corso a Terni guadagnandoti il rigore, sei pronto eventualmente per una gara titolare? Ah, sto bene, questo sicuramente, poi il mister ovviamente farà le sue valutazioni, stiamo lavorando bene tutti, nessuno ha problemi, quindi siamo tutti pronti per giocare venerdì.